E oggi una prima consegna simbolica, abbiamo voluto ricordare ancora ai nostri concittadini di donare i giocattoli per i bambini che in questo momento sono più in difficoltà, e l'abbiamo voluto fare anche con una piccola festa per tanti bambini della nostra città che non solo ci accompagneranno con la musica. E inizieremo la donazione dei doni, abbiamo iniziato da alcuni bambini ucraini che passeranno il primo Natale fuori casa e da alcuni figli dei dipendenti della ex Whirlpool. Natale Solidarietà a Napoli non si smentisce mai, sono veramente tante le donazioni che abbiamo ricevuto e noi chiediamo ancora di sostenere il giocattolo sospeso, perché i giocattoli arriveranno a tutti i bambini delle nostre famiglie più fragili. Questo è un momento faticoso, c'è tanta povertà, abbiamo bisogno di sostenere le famiglie e di dare ai bambini un momento di gioia e di fantasia, di il Natale è bello per tutti. Questo ovviamente è un momento simbolico per stare vicino a tanti bambini che vivono situazioni di difficoltà, tante famiglie che hanno problemi con il reddito, con il lavoro. È solamente un segnale di solidarietà, di una Napoli solidale, vicina alle persone che hanno bisogno. Sicuramente non risolve i problemi, ma dimostra l'attenzione dell'amministrazione della città verso tutte le persone che soffrono e che hanno bisogno di un sostegno e che non saranno lasciate sole. Io? Sì, no, io voglio dire, ciao a tutti, buonasera. Io voglio dire solo una cosa, io ero uguale a loro, identico, ero quello che durante il saggio di Natale alle scuole medie e poi al liceo e anche alle elementari dovevo suonare lo strumento. Io ero come te, suonavo la chitarra. Esatto. Poi, come ti chiami? Sofia, io ero al posto tuo, insomma. Quindi ragazzi, io vi auguro un buon Natale, vi ricordo di inseguire sempre i vostri sogni. Un giorno mi dissero che Clemente, tu non riuscirai mai a fare il rapper, poi ci sono rimangiati tutto perché ho iniziato ad inseguire i miei sogni. Quindi ricordatevi che il Natale è speranza, è tanta speranza. Auguri a tutti i bambini, auguri a tutti i ragazzi, auguri Napoli. Di un anno nuovo che porti speranza, salute, lavoro e che ci veda tutti quanti insieme, perché se siamo uniti possiamo arrivare dappertutto. E quindi mi auguro che veramente che la nostra città sia unita veramente per dare un'opportunità a tutti e soprattutto aiutare chi oggi ha più difficoltà. Quindi un Natale di speranza, di pace, di amore, di salute per tutti. E veramente auguri nelle vostre famiglie, ai vostri cari, e auguri a tutta la nostra bellissima città. Buon Natale!